Quinta edizione di Canti in Arte, siamo felici di vedere la partecipazione numerosa anche quest'anno di tanti cittadini pietragallesi e anche di tanti ospiti che vengono da fuori. Tante volte abbiamo detto che il turismo culturale è turismo che guarda non solo allo svago, ma anche alla storia, alla tradizione di un posto. E può essere un turismo che è attirato non solo da un bene, ma anche da un evento. Canti in Arte è un evento che sta acquistando importanza sempre di più e ne siamo lieti nel corso degli anni. E quest'anno, come dicevo, è giunto alla quinta edizione. Qua chi viene impara qualche cosa del nostro territorio, dei prodotti del nostro territorio, dei luoghi del nostro territorio, e i luoghi che cerchiamo di mostrare ogni volta a Canti in Arte sono i luoghi della comunità pietragallese. Ecco perché anche questa sera, oltre ad avere la gradita presenza del presidente Franco Mollica, che ogni anno ci onora con la sua partecipazione, anche questa sera abbiamo voluto che al taglio del nastro fosse presente, fosse protagonista Mastrock, perché rappresenta la storia della nostra comunità insieme al costume pietragallese che Maria anche quest'anno indossa splendidamente, e oltretutto abbiamo voluto invitare anche i rappresentanti dei comitati, dei festeggiamenti di San Teodosio e delle festività estive con i diciottenni che hanno, devo dire, dato una prova meravigliosa questa quest'anno. volta. Sono come consigliere regionale, ma la prima volta che sono venuto era come cittadino normale, in totale anonimato, proprio perché ritenevo che queste iniziative andavano valorizzate. Sono contento e rinnovo logicamente a tutta la comunità, attraverso l'augurio che faccio a Mastrock, di una cosa. Gli ho detto l'anno scorso: Mastro, io ti auguro ancora per 25 anni di venire a tagliare questo nastro, io insieme con te. Glielo auguro ancora. The beagle down the street, he's never on a leash. In every car that passes by, he chases like a freak. I was puzzled, so I asked him what he'd do one day if he caught himself a big old Chevrolet. And he said, ooh, 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 I don't have a clue, but how many of us ever really do? C'è niente, quindi non essendoci dentro non mi ritengo della costa, quindi non essendoci dentro qualcosa che sarà rimasto un po' dentro. Quello per farlo dentro. L'isola polvo. Polvo, polvo. Messo bene. Mi hanno detto bene. Sì, sì, sì. Sì, ma no. No, no, questa non l'hanno mai aperta. Io non mi ricordo che l'abbiano mai aperta questa. Ma la, non è questa qua. Ah, ok, allora io non lo so passata perché. Non so se l'ha aperta. All'interno si mettevano per trasformarla in vino e tramite un tubo si travasava il culo delle uva. Poi anche nel parmento si metteva l'uva e si travasava. Si metteva l'uva e si fermentava per una trentina, ventina di giorni, fin quando poi il vino non era perfettamente mangiabile, bevibile. Poi si presentava delle porte e si poteva bere, perché sennò qua con salsiccia, panini, mangiavano e bevano l'uva. Queste pozioni originali si utilizzano per la fermentazione del vino, per bere. E infatti alcune, come questa qui, l'ultima, sono ancora piene di vino. Per il vino sono 85, quindi insomma non si può più bere perché sono troppo vecchie. È troppo vecchio, oh, c'è un limite quindi. Sì, vabbè, la fermentazione avviene nei 30-20 giorni. Però nelle botti comunque poi sempre mettiamo però un anno, 2 anni, però non hanno no, non 20 più. Anni, perché se non si può più bere, però ormai è rotta più di 100 anni ovviamente, perché cioè, è del mio bisnonno. Ah, ok. E la temperatura qua è costante, non è che ci sono 15 gradi, sono precisi. Infatti possiamo venire anche dove quando c'era meno 4 gradi, qua ce ne sono sempre 15. Ah, è costante. Costante sempre, anche
quando c'è 40 gradi sempre, quindi ci troviamo all'interno. Quindi poi fa 40 gradi, tu vieni nella rotta e ti rinfreschi le idee. Esatto, quindi i condizionatori venivano qua a bere vino e a stare freschi. Ah, va bene. Okay. Perché il vino comunque si rovinava se certo. Non stava a temperatura costante. Poi. Se aveva di temperatura si rovinava sicuramente. Poi c'è allestita per una mostra, imbattute dei quadri. Bene, grazie. Prego, grazie a voi. Se potete mettere una firma all'ingresso. Sì, l'abbiamo già messo. Grazie. Ok. Tuo nome, scusa, Fabiana. Ok. Sto suonando un po' queste cose. Ma in effetti sto lato non la va meglio. No, era ma sono solo dall'altro lato. Quindi fa parte sempre. Beagle down the street, he's never on a leash. And every car that passes by, he chases like a freak. I was puzzled, so I asked him what he'd do. One day he caught himself a big old Chevrolet, and he said, I don't have a clue, but how many of us ever really do? Not a glowing sign that I am heading toward. I'm not aimless, I'm just not sure what I am aiming for. My stupid little cat thinks her tail's a rat. She chases it in circles till she sputters out of gas. I told her it's impossible. Lei è l'artista? Sì, grazie. Vuole dirmi due parole? No, sto facendo un video, se vuole dirmi due parole. Cosa le devo dire? Non lo so. Sono Katia Stein, io sono, ho dipinto questi quadri, però vorrei presentare anche lo scultore Rocco Shandivashi. Salve. Sera. Ah, poi, si fanno anche gli assaggi stasera. Sì. Ah, vuoi assaggiare? Cioè, poi pera e cannella. Ah. E poi c'è anche la pera senza. Però non ho messo nella. Questo qui è mandarino. Mandarino. Martina, vuoi dirci qualcosa sulle tue gelatine? No. Molto. Dai, per piacere. No, non mi fare le foto. Sto facendo il video. No, dai. Sei matta. To, prendi. No, io non ne voglio. Beh, mi piace tanto. Cosa ci proponi, Maria Grazia, stasera? Mi stai facendo il video? Sì. Sei impazzita? No. No, non mi fare il video.
beagle down the street is never on a leash. And every car that passes by he chases like a freak. I was puzzled so I asked him what he'd do one day if he caught himself a big old Chevrolet. And he said, ooh, 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 I don't have a clue, but how many of us ever really do? There is not a glowing sign that I am heading toward. I'm not aimless, I'm just not sure what I am aiming for. My stupid little cat thinks her tail is a rat. She chases it in circles till she sputters out of gas. Told her it's impossible to catch that tail, that no matter what she does, she'll always fail. And she said, ooh, 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 I don't have a clue. Maybe what you're telling me is true. But how am I supposed to know if I don't explore? I'm not aimless, I'm just not sure. Salito, ma non ci salgo. Qui c'è la famosa stanza. Ah, quella là. Quella là che dicevi. No, ma non c'è luce, adesso. Vediamo di mattina quando mi pare, ma no. No, si vede, si vede. Non mi fai ridere. Vai, vai, scala, scalinata da modello.